mercato invernale trascorso, da vera protagonista, la Roma si muove anche nell'ultimo giorno di trattative, specialmente in uscita. Marchigno, il giovane Jedvai, infatti, stanno per accasarsi in prestito all'Hellas Verona, mentre Rudy Garcia ha bloccato la partenza in prestito di Alessio Romagnoli. Stamattina è arrivato nella capitale il neoacquisto Rafael Toloi, che ha svolto poi nel pomeriggio le visite mediche. Golubovic va in prestito al Novara. Il nubifragio che si è abbattuto sulla capitale questa notte non ha risparmiato Trigoria, i campi di allenamento della Roma, rendendoli impraticabili. Per questo motivo la seduta di allenamento aperta alla stampa, prevista per le ore 15, è stata annullata. I giocatori hanno lavorato quindi in palestra, iniziando la seduta attorno alle 15. I portieri hanno lavorato a parte sul campo sintetico, lavoro atletico supplementare sul campo per Bastos, fisioterapia per Dudò, che con il Parma non ci sarà. Roberto Donadoni sottolinea le qualità della Roma, ma crede alla possibilità di fare risultato all'Olimpico. Beh, una bella prova contro la seconda della classe, quindi contro una grandissima squadra fatta di grandissimi giocatori, quindi è bello misurarsi contro questa realtà. L'ho detto già settimana e quindi ribadisco il concetto. È chiaro che se uno guarda i valori tecnici della squadra rimane così abbastanza strabiliato. Però ritengo che alla fine in campo ci vadano sempre 11 giocatori contro 11, quindi noi tutto quello che sarà nelle nostre capacità, nelle nostre forze, nelle nostre possibilità, cercheremo di metterle in campo per contrastare questa squadra, che è sicuramente una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. No, ma non è tanto il discorso di quello che mi può impressionare, sono una squadra fatta di giocatori importanti. Se guardo la formazione che ha giocato domenica scorsa e a chi stava in panchina, se non sbaglio le tre sostituzioni sono state di Totti, Florenzi e Pjanic, quindi questo già dimostra che tipo di valore a livello di organico può avere questa squadra. Quindi è un'ottima squadra, una grande squadra fatta di grandi giocatori, ma io penso alla mia di squadra, so che la mia può fare sicuramente bella figura e cercheremo di farlo. Sarà Andrea De Marco della sezione arbitrale di Chiavari Lavello di Roma Parma, il fischietto ligure con alle spalle 132 direzioni nella massima serie, ha già diretto la Roma in campionato in 10 occasioni. De Marco ritrova i giallorossi a un anno dall'ultimo precedente, datato 24 febbraio 2013, quando la Roma si impose sul campo innevato di Bergamo per 3-2 sull'Atalanta. Il bilancio parla di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Viceversa, lo score è decisamente negativo per il Parma, che con De Marco ha vinto solo 2 volte in 13 occasioni. Vincenzo Montella, prima della partenza per Cagliari, si dice soddisfatto per l'acquisto di Diakité. Vabbè, noi avevamo l'esigenza anche numerica di avere un giocatore in quel reparto che potesse fare sia il centrale difensivo e l'occorrenza, visto l'infortunio di Tomovic, anche l'esterno basso, che possa giocare anche a tre, perché Diakité può giocare pure a tre, l'ha fatto tante volte, è un giocatore che ha grande fisicità, cosa che ci manca, fino ad oggi è quello che ci è mancato un po', la fisicità difensiva, soprattutto sulle capacità difensive sulle palle alte, quindi ci dà tutto questo e siamo assolutamente soddisfatti. Non ce l'hanno portato, insomma, siamo andati a prenderlo. Se devo fare una valutazione generale, devo dire grazie alla società, perché hanno fatto, rispetto ai nostri parametri, siamo andati un po' fuori e ci hanno dato la possibilità di andare un po' fuori dai nostri parametri, e questo vuol dire che c'è la grossa volontà della società di migliorare sempre la squadra. Clarence Seedorf torna sull'importanza del successo di Cagliari, poi parla della gara col Torino e del mercato. Cagliari, no, ci siamo anche parlati, oltre i 3 punti, credo che la cosa più bella è stata veramente lo spirito, e forse è stato meglio vincere in questo modo che non vincere 2-3-0 facendo i gol primo tempo, quindi a livello morale forse ci è dato molto di più così. Sempre molto apprezzato il calcio di Ventura, che sarà una partita difficile, hanno più punti di noi, quindi hanno fatto un'ottima stagione fino adesso e noi dobbiamo cercare di continuare a crescere. Io faccio parte di questo mercato, quindi sono abbastanza soddisfatto, insomma.
Alla vigilia del match salvezza contro il Bologna, Guidolin prova a spronare l'Udinese. La situazione la conosciamo, la classifica la conosciamo, l'importanza della partita la conosciamo e quindi c'è più tempo per altre cose se non quello di buttarsi dentro la partita e cercare di farla bene, di essere molto concentrati, di essere attenti, di essere pronti a, un, a una sfida di questo tipo, insomma. Pablo Daniel Osvaldo è ufficialmente un calciatore della Juventus. L'argentino va in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Per Hernanes all'Inter manca solo l'annuncio. La Lazio ha preso Kakuta dalla Chelsea, Scully va al Genoa, il Napoli ha ufficializzato Goulam e ceduto Armero al West Ham. Il Sassuolo ha preso Paolo Cannavaro e Polito. Chivu dall'addio al calcio, diventerà dirigente della nazionale rumena. Tra i colpi ancora possibili c'è quello di Biabiani alla Lazio, ma anche quello di Guarin alla Juventus. I bianconeri stanno ancora tentando l'intesa con l'Inter, anche se nell'affare potrebbe rientrare Quagliarella e non Vucinic. Belfodil invece è conteso da Livorno, Sassuolo e Bologna. Andiamo con le trattative che hanno coinvolto il calcio estero. Il Monaco ha preso Berbatov, il Chelsea ufficializza Zuma, preso per 15 milioni ma lo lascia alla Saint-Étienne fino a giugno. Djordjevic, attaccante del Nantes, verso il Cardiff. Il Malaga annuncia l'acquisto dell'olandese di origini marocchine Amrabat, che arriva in prestito dal Galatasaray fino a termine della stagione. Bassa la tua radio per favore. Arrivano gli anni della televisione e la radio si reinventa. Una radio 92.7.